La smette di infastidire mio figlio. Scusi. Arthur, ho una brutta notizia. È l'ultima volta che ci vediamo. Lei non mi ascolta. Mi fa sempre le stesse domande ogni settimana. Come va il lavoro? Hai avuto dei pensieri negativi? Sono soltanto negativi i miei pensieri. E in un mondo in cui chiunque crede di poter fare il mio lavoro, guardate questo. Quando ero un bambino e dicevo alle persone che avrei fatto il comico, tutti ridevano di me. Invece adesso nessuno ride. E non ti sei chiesto perché? È uno schifo, vero? Per tutta la vita non ho mai saputo se esistevo veramente. Ma esisto. E le persone iniziano a notarlo. È divertente? Per me non lo è. Murray, un piccolo favore. Sì. Quando mi farai entrare, mi annunceresti come Joker? Send in the clowns. Resti a cena con noi, mamma, è un buffet. Mi dovrei cambiare. Basta che tu ti tolga il cappello. Lo dici come se fosse facile. Ogni superficie della casa deve essere lucida e sfavillante. È arrivata la posta, milord. Santo cielo! Che c'è? Il re e la regina soggiorneranno da noi. Cosa? Che Dio ci aiuti. Un pranzo reale, una parata e una cena? Ho bisogno di sedermi. Sono il maggiordomo del re. Predisporremo l'arrivo a Downton delle loro maestà. Il maggiordomo del re è inquietante. Toglietevi di mezzo. Sono lo chef delle loro maestà. Datemi l'olio d'oliva, presto! Dategli un bel manrovescio, presto! Dovete aiutarmi, Carson. Domattina sarò da voi, milady. Posso esservi utile? Sono la cameriera di Lady Bagshaw. Lo devo ammettere, mi piace. È una civetta intrigante. Quante stupidaggini dici? Mamma, non c'è il benché minimo bisogno di litigare. Io non litigo, semmai spiego. Noi non dovremmo far niente? Niente. È inaccettabile che ci si umili in questo modo. Scusate! Siamo decisi a difendere l'onore di Downton. Dobbiamo contrattaccare. Questo è tradimento! Ho la netta sensazione che comprendiate cosa provo. Questi giorni mi hanno spinta a riflettere. Cosa stiamo facendo? È giusto andare avanti così? Downton Abbey è il cuore di questa comunità. Se continua a battere, è grazie a voi. Sono arrivati. Signor Molesley. Downton Abbey, dà il benvenuto alle vostre maestà. Oh, posso aiutarvi? Qualcuno dovrà farlo, sire, o potrei non rialzarmi più. Tu devi passare più tempo qui, con la famiglia. Ah, dove vai? Torna prima di cena. Attenta là fuori. Niente maschi. Sono a posto, ciao!
Vorrei soltanto scappare. Papà voleva che io girassi il mondo. Un giorno. C'è uno Yeti sul mio tetto. Ehi, piccolo. Oh, piccola. Sì, decisamente un piccolo. Non lo so da dove salti fuori. Codice rosso! È scappato. Rivoglio il mio Yeti! È casa tua? Non ci credo. Ci penso io a riportarti a casa, dalla tua famiglia. Everest è ancora piccolo! Non prenderti a pugni! Questo sei tu e i tuoi genitori. Ah, gli occhi di tua madre. C'è qualcuno che ti sta cercando. Più svelto! Sai fare magia? È incredibile! È impossibile! Vorrei che mio padre fosse qui. Sì, mamma, Pechino è bella. Oh, Peng sta... Peng sta bene. Ci raggiungono! Era il violino di tuo padre. Mio padre suonava per me ogni sera, come per dirmi che, per duro che si faccia il viaggio, non devi mollare. È bellissimo! Sei stata tu, I? Sono stata io. Quando I si mette in testa una cosa, niente è impossibile. Everest! Mirtilli! Mia! Ho trovato mirtilli in posti dove i mirtilli non dovrebbero essere. Mi chiamo Alexander Geran, sono padre di 5 figli. Ho scoperto per caso un mese fa che padre Preina è tornato nella regione di Lione, come prima. Ti ha visto? Sì, lo so. Perché quest'uomo è ancora a contatto con i bambini? Quello che mi aspetta è una sanzione della Chiesa nei suoi confronti. Sarò chiaro con lei. Padre Preina resterà sempre prete. Ci sono altre vittime che potrebbero testimoniare? Ce ne sono di sicuro. Ho sempre aspettato questo momento. Che potessi finalmente raccontare tutto anch'io. Sì, è importante. Vuole sporgere denuncia contro Bernard Preina? Sì, sporgo denuncia. Ci troviamo di fronte a fatti passati e grazie a Dio questi fatti sono prescritti. Si rende conto della violenza di quanto ha appena detto? Grazie a Dio vuol dire per fortuna. Volevo dirvi che non lo faccio contro la Chiesa, ma per la Chiesa. Perché fai tutto questo, papà? Perché quello che ho subito non accada più. Se vi succede qualcosa, ora sapete che non dovete aver paura di parlare. ชื่ออะไรไอ้ยิ้มเนี่ยเป็นใบ้เหรอเราจะเรียกนายว่าธงชัยกดแน่นเขาพูดกันว่าถ้าเป็นคืนเดือนงายท้องฟ้าเปิดหินสีไม่ได้ใหญ่มันจะผุดขึ้นมาสะท้อนแสงจันทร์สว่างไปทั่วป่าเลยไม่อยากทำแล้วนายอ
starry, starry night. Angel pallid, blue and gray. Look out on a summer's day, with eyes that know the darkness in my soul. Una sera mi ha dedicato una canzone e io ho capito che lo amavo. È mio figlio, non so nemmeno che faccia. Ma dopo 16 anni ti preoccupi del ragazzo? Vai via! Ma tu perché sei scappato? Io ho deciso di portarmelo dietro. Lo capisci che devi fare quello che ti dico io o no? Non ridere! Dopo la grande sfiga arriva sempre la grande fortuna. Non è la vita che mi ero immaginata. La felicità purtroppo non è un diritto, è un colpo di culo. Lo so che non mi merito niente, ma lui sta dormendo così tranquillo. Io stanotte non ho paura di niente,